State ascoltando il podcast di Viaggiare con Lentezza. Alla voce Cristiano Ferrari. Oggi con noi a Viaggiare con Lentezza abbiamo Bri, nome misterioso e alquanto breve. Abbiamo sentito gente che va in autostop, che va a piedi, che va in bicicletta. Bri è specializzata in un tipo di viaggio un po' particolare, ovvero? Barca stop, cioè chiedere passaggi alle barche a vela. Ecco, quindi è una cosa usuale che fanno tutti quanti, chiedono passaggi alle barche a vela. Cioè tu ti metti su una scogliera e fai l'autostop, cioè il barca stop. No, per fortuna no, diciamo che sparirazzi. Ci sono molti siti, ma che non funzionano tanto, perché i capitani poco usano internet, quindi l'ideale è andare nelle marine, nei porti e chiedere ad ogni singola barca a vela, insomma i capitani, se ti prendono su. Sarai una velista espertissima. Sì, nel senso dipende dal capitano, ci sono dei capitani che ti lasciano insomma gestire la barca se hai un po' di esperienza e altri che invece diciamo sei limitato a fare i turni di notte e a cucinare durante la traversata. Come mai barca vela, mare, barca stop? Allora in realtà pensavo di farlo in una nave cargo, invece ho incontrato due amici, cioè ho conosciuto una serie di ragazzi che mi hanno parlato per la prima volta del barca stop, perché c'è un italiano, Alberto Di Stefano, che ha fatto il giro del mondo in barca stop pagando i vari passaggi e mi hanno parlato del suo libro. Non avevo mai sentito parlare del barca stop. Il giorno dopo casualmente ero a Porto Venere, così in viaggio, e ho beccato per caso questo autore del libro, Alberto Di Stefano, che mi ha raccontato insomma di come funziona. E quindi diciamo tu vai nelle marine dei porti, chiedi se c'è qualche barca che parte, dove va, magari ti interessa sapere dove va oppure per te è indifferente? Dipende, per esempio la mia idea iniziale era andare in America del Sud, dalla Spalmas tutte le barche attraversano l'Atlantico, a meno che non restino lì nelle isole Canarie, ma quasi tutte andavano nei Caraibi, tra Martinica, Santa Lucia, Guadalupe, quindi in quel caso non importa, il grosso è fare la traversata, perché sono 3 settimane, quindi il capitano ci mette più a scegliere. Una volta che arriva ai Caraibi le navigazioni sono di qualche ora, massimo 2 giorni, quindi è anche più facile trovare. In che stagione l'hai fatta queste traversate? Allora, la traversata si fa sempre più o meno tra ottobre e gennaio, perché l'Atlantico si attraversa seguendo gli alisei, i venti, che sono venti caldi, che vanno da est verso ovest, in modo da avere sempre il vento in poppa. Quindi per andare dall'Europa all'America si usa generalmente questo periodo qui. Quindi io l'ho fatta la prima volta, siamo partiti a dicembre, e la seconda volta siamo partiti a gennaio. Con che barche? Una 16 metri, come dire, è una barca più grande, di solito sono 12-14 metri, è più confortevole per attraversare l'Atlantico, senti meno le onde, ma è sempre piccola quando si è in 6. Sì, immagino. No. Non puoi scappare. Ma perché offrono dei passaggi? A pagamento oppure soffrono la solitudine? Allora, no, diciamo per esempio il nostro capitano era uno che avrebbe attraversato da solo. Molti capitani preferiscono essere da soli, anche hanno un bruttissimo carattere, quindi è meglio per entrambi. Però diciamo il nostro capitano in particolare aveva un amico che aveva preso il suo equipaggio. A questa persona gli si è rotta la barca, quindi ha chiesto gentilmente di caricare il suo equipaggio. Ma di solito sono o famiglie che hanno dei bambini, magari una mano in più fa bene, e poi comunque sono 3 settimane nel quale ci deve essere sempre qualcuno sveglio fuori. Perdona l'indiscrezione, viaggi da sola? Allora, sono partita da sola. Perché mi piace molto viaggiare da sola, dopodiché invece insomma ho trovato un compagno in viaggio che casualmente era il capitano della prima traversata. Comunque resto una viaggiatrice solitaria, che bisogna trovare molti compromessi, insomma conoscersi eccetera. Viaggiare da sola si è un po' più libero, però sono due tipi di viaggi diversi. Capito. Adesso mi sta facendo dei segni bruttissimi il capitano qui mi fa dei segni bruttissimi con la sua maglietta. Il capitano ha sempre ragione. Vabbè, salutaci il capitano. E il capitano come mai fa avanti e indietro, così per diporto oppure per mestiere oppure perché non sa dove andare? No, all'epoca la prima traversata aveva lasciato anche lui il suo lavoro per decidere di fare questo giro del mondo. Ci sono delle piattaforme web per barca stop. Sì. Ce n'hai qualcuna sì. da consigliarci? Sì, allora una è Sail the World, poi c'è Find a Crew,
okay. Sono abbastanza costose, nel senso per ogni annuncio devi pagare qualcosa, però devo dire la verità, ho trovato una volta un passaggio con Find a Crew senza pagare, nel senso che tu mandi un tipo su Facebook un poker, mandi un'onda a un capitano e se lui ha pagato ti risponde. Io ho trovato una volta un passaggio, però un capitano deve pagare 60 euro al mese per essere su questo sito, quindi insomma è un po' difficile. E diciamo che è raro, la cosa bella per una traversata così lunga è conoscere con chi sei a bordo, perché è una cosa molto delicata. Noi siamo stati fortunati perché il capitano insomma si è messo a fare, come si dice, dei colloqui con ogni persona che voleva venire a bordo, mentre molte altre persone hanno preso così un po' a casa e si sono trovati molto male, perché poi ci siamo rincontrati un po' tutti una volta arrivati nei Caraibi e molte persone, molti ragazzi insomma non si sono trovati bene, visto che la traversata è un'esperienza che dovrebbe essere bella, bisogna fare anche attenzione con chi si va a bordo. Viaggiare così costa? Dipende dal capitano, nel senso che sempre più ragazzi cercano un passaggio, quindi giustamente anche i capitani ne approfittano per avere insomma un po' di soldi, quindi dipende. Noi per esempio siamo, il nostro capitano fu molto onesto e ci chiese di condividere il prezzo della spesa per mangiare la cambusa, la benzina insomma, quindi condividere le spese, appunto. Ci sono invece molte persone che ti chiedono anche 1400 euro, sono delle spese molto alte, 50 euro al giorno, sono davvero esagerate. Mentre c'è anche qualcuno che ha trovato gratis qualcosa, soprattutto con qualche famiglia con bambini, però sono molto rari. E raccontaci qualcosa di divertente che ti è capitato e magari anche qualcosa di spiacevole. Allora, partiamo da qualcosa di spiacevole, è stato il ritorno da Cuba. Volevamo fermarci in Repubblica Dominicana, ma c'era un ciclone, già eravamo un po' in stagione a rischio ciclone, insomma appena abbiamo visto siamo partiti subito e siamo stati 2 settimane completamente sballottati da tutte le parti, eravamo solo in 2 quella volta ed è meglio perché comunque sei a uno stress, livelli di stress altissimi, stanchissimi, e vento a 72 nodi che è tantissimo, una vela che si è strappata, acqua che entrava da tutte le parti, non riuscivamo a cucinare, non riuscivamo ad essere asciutti, non riuscivamo a stare seduti, insomma quello è stato penso brutto, perché per me insomma io ero abbastanza terrorizzata, anche perché la barca faceva delle iscrizioni da tutte le parti. Ho anche chiamato mia mamma, appena l'ho chiamata lei si è messa quasi a piangere perché eravamo stati 2 mesi a Cuba e non, all'epoca non c'era connessione, non c'era nulla lì, quindi siamo arrivati lì e ho scoperto di non poterla contattare e l'ho chiamata dicendo mamma non preoccuparti, abbiamo cambiato rotta ma va tutto bene, insomma arriveremo un po' più tardi del previsto, tutto ok. Dentro di me pensavo forse l'ultima volta che parlo con mia mamma quando l'ha scoperto, quando siamo arrivati era incazzatissima ma non mi hai detto niente. Sì. Immagino. Dopo fai il figo, dopo dici c'era la tempesta. Però lì per lì non fai tanto il figo. No. E invece qualcosa di divertente? Più che divertente, emozionante. È stato in questa traversata quando diciamo i delfini sono una cosa abbastanza comune, anche se si dice che i delfini seguono le barche buone, diciamo così. Invece è stato un pomeriggio che ho sentito qualcosa uscire fuori dall'acqua, ma non era il rumore di un delfino, perché poi bene o male impari a riconoscere i suoni, ed era invece una balena. Le balene sono molto molto rare da vedere, per esempio il capitano non aveva mai visto in 40 anni di navigazione. Ed è stato bello perché non era una balena, era tutto, non so se si dice banco, insomma tutto un banco di balene che stavano migrando, quindi siamo stati tutti il pomeriggio con queste balene che ci seguivano, insomma ci hanno anche superato, che uscivano fuori dall'acqua e hanno anche attraversato la barca da sotto, insomma grandissime, veramente lì è stato emozionante. Ci credo, anche questa è stata una bella emozione, sì. Direi. Sì. Che cosa ti spinge a viaggiare? Perché viaggi? Stupidamente perché mi rende felice, nel senso mica che... stupidamente, mica tanto. Sì. Credo che la cosa più bella, anche se banale, di quando sono in viaggio è trovare un passaggio, che sia autostop, barca stop, qualsiasi cosa, è la cosa che mi rende conto che quando qualcuno mi carica su, il sorriso che ho da un orecchio all'orecchio, c'è veramente una cosa che non raggiunge nient'altro. Poi soprattutto le persone che incontro, perché io come lavoro prima facevo il programmatore informatico,
automatico, quindi fondamentalmente se tu hai il computer tutto è calcolato. Certo. Invece viaggiando, sai, ogni persona che incontri, se non hai un piano, può invitarti a casa oppure può dirti: senti, noi stiamo andando da qui, vuoi venire con noi? Quindi sono tutte cose che non erano calcolate, non erano previste, anche perché tu non puoi fare delle cose che non sai che esistono, insomma. Quindi sono degli input continui, impari altre lingue, davvero, non so, ti apre la mente in un modo fantastico. Questa è una cosa comune a tutti i viaggiatori che abbiamo sentito e che nel mio piccolo ho incontrato. Viaggiare ti apre la mente, ti fa vedere il mondo, diciamo, un altro punto di vista. Anche se posso fare una precisazione, tutti noi viaggiatori ci sentiamo viaggiatori, ci piace essere chiamati viaggiatori, no? E non turisti. Devo fare una cosa, per dire una cosa che, come dire, mi ha fatto riflettere. Anche in questo manchiamo un po' di umiltà, no? Sempre ci sentiamo viaggiatori. Ho capito che la differenza tra viaggiatore e turista è che viaggiatore è come noi ci sentiamo, turisti è come ci vedono i locali, perché i locali non mi hanno mai detto sei un viaggiatore, sei un turista, quindi è una cosa bruttissima, però effettivamente è così. È stato bellissimo, oggi mi è arrivata una pubblicità via mail per andare alle Maldive, dove sottolineavano a grandi lettere cubitali rosse che il villaggio era italiano. Quindi... No, queste cose no. È una cosa, diciamo, molto usuale. Triste, usuale. Sì, noi italiani cerchiamo molto gli altri italiani all'estero. Non so perché, se è una questione di sentirci più sicuri. Non lo so, soprattutto per il cibo e per il caffè. Sì. Ma non ho mai sentito. Cioè, io quando sento gli italiani mi dicono: sono andata lì e ho mangiato una bolognese fantastica. Ecco, ti dico che prima. Non lo so. Prossime tappe, progetti? Allora, al momento Messico, dopodiché non lo so ancora, nel senso che a me piacerebbe continuare a fare l'America del Sud in solitaria, quindi ogni tot prendo e parto 3 mesi e ne faccio un pezzo. Piani ce ne sono molti, sicuramente l'America del Sud è la cosa principale, e in futuro l'Asia, mi piacerebbe scoprire l'Asia, al momento non ci sono mai stata, preferisco fare un pezzo alla volta con calma. Bene, direi che allora è tutto, ti ringrazio, sei molto simpatica, sei molto invidiata, sai, tutti quanti dicono: ah, io un giorno mollo tutto e me ne vado in giro. Tu l'hai fatto e sei una delle pochissime. E allora un grosso abbraccio, un saluto a te e al capitano. Grazie. Ci sentiamo ancora, quando vuoi siamo qua a sentire dei tuoi viaggi e delle tue avventure, possiamo dirlo? Sì, okay. Sì, va benissimo. Un abbraccio, ciao, grazie. Ciao. Avete ascoltato il podcast di Viaggiare con Lentezza? In ogni episodio vi proponiamo le storie di viaggiatori atipici, gente che ha deciso di esplorare il mondo prendendosi il tempo necessario. Restate sintonizzati con noi per ascoltare nuove avventure. A risentirci alla prossima tappa!